Quanti accrosteri sflabrati come quelli di certi nostri vecchi sultani o terrazzi, i letti disfatti situati in interni poveri e da lupi sporcati dal tempo e dall'incuria, e le fucilazioni con quei corpi che caduti per terra si riducevano a poveri stracci abbandonati, e ancora certi visi stravolti, dipinti di scorcio, di tre quarti, di primo piano, quelle tele, insomma, raffiguranti sì il segno di una polemica sociale, ma anche il sentimento appunto dello squalore, della disperazione e della morte, erano di certo ben altra cosa dell'oleografismo, del figurativismo grazioso e di evasione e dello spento naturalismo di tanta tradizione pittorica nostrana. Ecco perché allora ebbi la sensazione di essere testimone di un evento storico della pittura pugliese. Una sensazione che certamente condivise anche Pietro Marino, all'epoca ritenuto un'autorità nella critica d'arte in Puglia. Pietro Marino che, scrivendole sul suo giornale, La Gazzetta del Mezzogiorno, salutava in Ivo Scaringi il più sicuro e maturo rappresentante della nuova generazione di artisti pugliesi. E non potendo negare la forza della sua voce, per essa credeva doveroso compromettersi, pur non accettandone, aggiungeva voi forse con eccessiva prudenza, pur non accettandone il punto di partenza, la matrice ideologica. E a quale punto di partenza, a quale matrice ideologica egli si riferisse, era ben chiaro a tutti. I primi anni 60, a Tranzo, eccoci infatti un gruppo di giovani amici, Giacobini ci definiva l'amico Franco Brunetti, decisamente animati da una voglia sacrosanta di cambiare il mondo, ed eccoci quindi impegnati a reagire alle chiusure retrive, alle censure e alla messa al bando di quelle iniziative culturali che cercavamo di promuovere nel grigione della vita cittadina, come il Circolo del Cinema, ad esempio, il primo ad essere fondato a Trani, o come il Caro Chiavi, il periodico cittadino nel quale aveva trovato espressione, si disse, una componente di sinistra libertaria innovatrice rispetto alla pesantezza del PC pugliese. Ed ecco, paralleli a queste esperienze, i nostri corti viaggi sentimentali in Lucania, sulle orme di Rocco Scodellaro, il poeta della libertà contadina, l'intellettuale nuovo che nel clima pesante del dopoguerra, sulla base di un'esperienza reale, fu portato dagli avvenimenti a impegnarsi fino in fondo nella lotta politica e a pagare amaramente il prezzo della sua scelta. Quanto a Bari, eccoci nello studio poemico di Tony Praia, insieme ad altri giovani pittori, a parlare tutti ad alta voce della Puglia, dell'arte, della sua funzione, e a leggere persino le lettere di Sicheus, e ad esse mescolare alla rinfusa i nomi di Picasso, di Gaetano Salvemini, di Tommaso Fiore, e di una Spagna senza Franco. Eccoci insomma, animati da quella passione che avremmo riscoperto di lì a qualche mese nella Galleria del Sagittario di Giacomo Cinque Palmi, con gli amici di Nuova Puglia, nel tentativo di fare gruppo, di uscire finalmente dall'individualismo atavico del Mezzogiorno d'Italia, nel tracciare le linee di un progetto artistico che fosse nutrito di istanze morali e sociali e che, seguendo l'esempio del nostro intese Salvatore Salvemini e di Ginetto Guerricchio, il pittore materano, da pochi anni disceso in Puglia, fresco di studi e di successi conseguiti al nord, rivolgesse il colorismo pittorico di Francesco Spizzico, di Vito Stifano,
di Roberto De Robertis, gli antichi maestri di Ivo all'Istituto Statale d'Arte di Bari, e protagonisti di un timido rinnovamento negli anni 30-50. Di concesso, dicevo, in direzione di un neoespressionismo nervoso e impetuoso, disfacendo colori, disfacendo piani e assumendo come referente la crisi della civiltà contadina del Sud e l'emergere delle contraddizioni della nuova cultura urbana. Vivevamo, insomma, il nostro 68, anticipato nel tempo, è vero, ma perciò più eroico e chissà, forse più autentico. Anche Ivo, dunque, faceva parte del gruppo, ma un po' defilato, quasi nell'ombra, attento solo ad ascoltare, al punto che a volte a tutti noi, neofiti e entusiasti, sembrava eccessivo il suo silenzio e incomprensibile la sua riservatezza, alla quale finiva col sacrificare anche la cura della propria immagine. Ma Ivo, invece, a differenza di noi, non si sentiva un neofita e all'impegno politico dei partiti, l'impegno che in quegli anni noi cominciavamo a vivere, anche per una sorta di consuetudine familiare, all'impegno politico dei partiti lui sapeva guardare con la superiore saggezza di chi ha lunga esperienza delle cose del mondo. Né poi si era mai definito un militante, né d'altra parte c'era ancora del tutto chiaro che lui, naturalmente di poche parole, consumava nella pittura l'ormai acquisita consapevolezza della condizione umana, esauriva in essa il suo, così fu poi scritto, urlo biologico, che la sua arte, insomma, e il suo modo di essere già andavano oltre la polemica sociale, oltre la storia, per farsi in rigorosa solitudine segno immutabile, una lucida e disperata testimonianza della tragedia del vivere e del morire.